Eccoci qua puntuali come lunedì sera, canale 14 del digitale terrestre Teleromagna, canale 518 di Sky. Torna Cartellino Giallo ad allietarvi o a cercare di farlo in questo giorno soave, in questo giorno allegro e felice per tutti gli innamorati. Buon San Valentino a tutti. Puntata numero 18 di Cartellino Giallo. È bastato un gol di Leao dopo 7 minuti al Milan per prendersi una vetta della classifica, seppur virtuale, in attesa del recupero Bologna-Inter. Inter fermata a Napoli con tanti rischi. La sfida per il quarto posto invece finisce 1-1 con la Juve che spreca e che agguanta l'Atalanta all'ultimo minuto. La Lazio fa un sol bolcone del Bologna in grande crisi. Vado subito a non perdere tempo, come al solito, in questa lieta giornata d'amore. Chiara Piparo, bentornata, non potevo che venire. Buonasera da te a tutti. A salutarti, come va? 3-3 il Cesena, abbiamo visto. Ho ancora il fiatone. Hai ancora il fiatone, è stata una domenica impegnativa per tutti, tutto a posto. Sì, grazie. Passato un bel weekend. Sì. Molto bene, sì, molto sì. Bene, molto bene. Allora, buon San Valentino anche a te, ovviamente. Perché ridi? No, niente. Così, no, ancora devo festeggiare, quindi... Va bene, capito. Va bene, adesso facciamo presto, non ti preoccupare. Guarda, ci vedo, infatti, Gaddo Gaddoni, possiamo presentarlo subito perché perde i pezzi, così lo facciamo vedere immediatamente. Bentornato, Gaddo, come va? Ha già tolto, ha già tolto le pile. Non può rispondere perché ha tolto le pile dal microfono. Raga, c'è una maledizione. Cominciamo così, va bene, va bene. Fermi, allora, vedi, accidenti a me che vado a presentare Gaddo. È una maledizione, però. Ma pure te. C'è staccato. Camilla, bentornata, il tuo microfono è sano. Sì, ciao Suma, bentornata Camilla, parto da te perché qui siamo partiti subito con tanto imbarazzo. Come va? Tutto bene, grazie. Benissimo. Stasera tra l'altro in platea abbiamo, a proposito di San Valentino, c'è il mio ragazzo. Il ragazzo di Camilla che salutiamo. Gaddo, ci sei? Ho fatto. Ho fatto, benissimo. Tu sei Era meglio lasciarglielo spento. Non lo so, cioè, non l'ho capito io. Era meglio lasciarglielo spento. Esatto, era l'occasione per lasciarglielo spento. Non ho capito, gli è uscito, il microfono dietro si sistemava davanti. Sì, non riesco a capire. Non lo so, è così, è dell'abitudine. Saluto anche il mio amico Semprini in testa alla classifica, tutto vestito di nero, potevi metterti qualcosa di rosso. Vabbè, no. la poltrona. Chicle, è un bandito della Sud. Stai zitto tu che non ti ho ancora presentato. Come va? Bene, benissimo. Bene, direi benissimo, no? Ieri ero a San Siro. Bellissima settimana. Abbiamo portato bene tutti e due, è stata una settimana bellissima perché tu eri sabato e io ero ieri, quindi bella giornata di sole e d'amore a proposito ieri a San Siro, molto molto bene. Non è stato un grandissimo Milan, dopo ne parliamo. Non fare così con le mani perché ti continua ad andare molto male, Luca Mastrangelo. È un periodo un po' così, devi stringere un po' le chiappe. Io posso tranquillizzare gli amici a casa? Tu avevi detto tanto l'Inter lascerà qualcosa per strada, le stai azzeccando tutte. Purtroppo io capisco di calcio. Esatto, questo purtroppo è vero, capisco di calcio. Però volevo non siamo in tanti. Tranquillizzare gli amici a casa. Adesso che il Milan è in testa alla classifica, il campionato è bello, è regolare e non è più lo scudetto del tampone. No, se dovesse vincerlo loro, lo scudetto, no, dovesse. Perché? Nel caso dovessimo tornare noi in testa, sarebbe campionato falsato, scudetto del tampone. Però vedi che sei vedi che dai del piangino agli altri e poi piangi subito tu. No, perché subito, siccome che io sono mesi scaduto, che mi sento dire. No, mi sei scaduto sul piangina, sono due settimane. Beh, che piangi. Lo stile dell'allenatore. Mamma mia, esatto. Posso rosicare in pace? In stile con l'allenatore. Con l'allenatore. No, mi pare di no. No, rosica, tra l'altro mercoledì partita complicatissima con Liverpool, però tu continui a dire, vabbè, ma tanto in Champions arriviamo, dove arriviamo è lo stesso, vero? Quindi puoi uscire subito mercoledì? Non rispondi. Io, allora, non lo so, perché sono cambiate le cose, sono successe tante cose. Mercoledì... Tu pensi che... Non mi fare dire niente, non mi fare dire niente. Va bene. Bravo, va bene. Non dire niente. Non mi fare dire niente, tanto dopo c'è ostico pronostico. Va bene, allora andiamo con ordine, fermi perché siamo partiti subito partenza sprint. Allora vado da Chiara così mi ricordi il gioco, chi ha vinto e chi proverà a vincere la settimana. Allora, il vincitore dello scorso pronostico, che era Atalanta-Juventus, è stata vinta da Angelo Bellotti di Piacenza.
Piacenza, quindi ha azzeccato l'1-1. Mentre, cosa abbiamo domenica? Cari amici da casa, dovrete indovinare primo marcatore pronostico di Inter-Sassuolo. Sassuolo, per sabato chi non ha capito. 18. No, oh, domenica 20 febbraio. Ah, domenica alle 18, domenica 18. Va bene. Allora, prima di cominciare questa puntata di Cartellino Giallo, facciamoci seri un attimo, perché chiedo alla regia il contributo. Oggi è il 14 febbraio, è San Valentino, va bene, ma è soprattutto una data importante, perché sono passati 18 anni dalla scomparsa di Marco Pantani. 14 febbraio del 2004 fu ritrovato morto in un residence a Rimini, e noi abbiamo deciso, insomma, così, è poco, però spero che arrivi il messaggio di tributargli un omaggio con questa fotografia a 18 anni dalla scomparsa di Marco Pantani, dato che, insomma, siamo grande a Cesena, Marco. Siamo in Romagna, un grande protagonista del nostro sport, del ciclismo. Io personalmente non lo seguo, ma lo seguivo e ho seguito sempre le sue gesta, perché, insomma, avevo un nonno che... In quel periodo tutti guardavano il ciclismo. Guardava tutti, il ciclismo tutti. E io... con Tonko, Wulrich, me ne ricordo tutti, anche se non sono mai stato realmente appassionato di ciclismo, devo dire, né esperto, però abbiamo tributato un omaggio a Marco Pantani in questa maniera, scomparso il 14 febbraio del 2004. Bene, allora, non paghi di essere dietro per il momento, abbiamo anche il doppio derby in Coppa Italia, caro Semprini, vero? Perché loro a farsi buttare fuori dalle coppe da noi. Allora, 2003-2005... derby di Coppa Italia di Cutrone, quindi allo c'è un altro tentativo. Allo scontro siete andati fuori voi con la punizione, è vero, di Erickson. No, è vero, hai ragione, scusa, ho sbagliato. Hai ragione, ho sbagliato. Dimenticato. Mi ero dimenticato. Si è dimenticato la palombella di Cristian. Mi ero dimenticato, è vero, è vero. Vabbè, 4 su 5, dai, Fabio. Io avrei evitato volentieri. Io farei 38 partite contro di loro, posso dirlo? No. Io li ma se negli ultimi 10 anni avete visto due derby in croce. Negli ultimi 10 anni avete visto due derby in croce. Allora, guarda, io... vabbè, per più partite, più possibilità di adesso vincere. Cominciamo a... Io sono sempre stato onesto, come continuo a dire, che la partita, il derby in campionato l'hanno buttato via loro, due lampi di Giroud, c'è andata bene... E io i derby in Coppa Italia li avrei evitati, perché secondo me finisce male. Io avrei evitato il derby di Coppa secondo Italia. Secondo me tutti e due dovevamo evitare. Ho sperato in Camilla, ma Camilla veramente, ma cosa ci siete andati a fare a giro in Coppa Italia? Non ci siamo andati. Allora, andiamo con ordine. Dunque, no, Fabio, come c'è anche caso che sì. Se dovesse andare bene anche il derby in Coppa Italia, io dopo non lo so come la mucchiamo qui la faccenda, caro Mastrangelo. A maggio ci guardiamo in mano, sì, e però vediamo cosa c'è, guarda, rimasto. Non so, facciamo conto di quello che abbiamo. Ma io penso che per un discorso di valori hai più tu da perdere che me. Sicuramente io ho più da perdere, questo è sicuro. Ieri però Fabio però... non... Allora, io ero allo stadio, primo tempo veramente... Allora, Sampdoria impresentabile. Credo che in questo campionato ci sia una gara a retrocedere, perché c'è l'imbarazzo della scelta, pure la Roma e tutto. Cioè, è un campionato, secondo me, livellato verso il basso. Ma a parte questi discorsi, ieri primo tempo male, lentissimi, ci sta, abbiamo avuto 3 partite in una settimana. Però hai fatto quello che dovevi. Secondo tempo fare. Invece se finiva 4-0 non c'era nulla da dire. Sì, hai fatto massimo risultato fare. Col minimo sforzo. Hai fatto quello che dovevi fare, dovevi vincere, hai vinto. A me personalmente, ripeto, non interessa vincere 4-0 con la Sampdoria. L'importante era vincere. L'hai fatto e va bene così. Io... La cosa che era... cioè, migliore in campo è stato il portiere della Sampdoria, quindi sì, voglio sì, dire. Sì, no, certo, è la cosa che mi faceva paura, se sono quelle partite che sì, poi esatto. Alla fine becchi la... Lo prendi in quel posto alla fine dagli altri. Invece la Sampdoria non ha mai dato alla fine la sensazione di impensierire con il grande Io Giampaolo, vedo una squadra comunque messa, cioè la Sampdoria non mi sembrava una squadraccia. Io pensavo in che... più ha preso comunque sì, anche sì. Sensi e sì, tutto. Ma io pensavo che a fine primo tempo stesse già tipo 3-0 per il Milan. Invece almeno nell'aver giocato male, io non l'ho vista Milan-Sampdoria, però da quello che mi dite voi avete strameritato, però almeno ha tenuto i risultati in piedi fino alla fine. Strameritato secondo tempo, primo tempo io ero abbastanza inviterito, ma però, ci sta. Sono quei Gabbiadini che non c'è più fino a fine stagione, Quagliarella che ormai ha 106 anni fa fatica a stare in piedi. Cioè, davanti non c'è nessuno a Sampdoria.
Senti Camilla, come è andata dopo mercoledì? Ti sei leccata le ferite, ghiaccio e tutto? Ci hai leccati i catarri. Sì. Esatto. ma quest'anno in due partite a San Siro non l'avete mai vista? Anche in campionato 2-0? No, non abbiamo azzeccato neanche una partita. Io non pensavo mai una cosa del genere. Mi aspettavo di vincere. Non allora, come. Io mi aspettavo di perdere, sinceramente, ma non così in maniera eclatante, ecco. Sì. È stata una bella batosta, soprattutto perché non c'è stato gioco. Non abbiamo fatto assolutamente niente. Non ha mai giocato. Dispiace anche vederla là. Posso chiedere una cosa a Camilla di Milan-Lazio? Vai. Io quest'anno ho guardato la Lazio 3 o 4 volte per intero, partite. Sì. Ogni volta che io guardo la Lazio mi chiedo, ma Luis Felipe come fa a essere convocato in nazionale? Ogni volta che io lo guardo è un disastro. Ho guardato Lazio-Empoli 3-3. Ubriacato dagli attaccanti dell'Empoli. L'altra sera scherzato da Leao in più occasioni. Va bene che Leao adesso è in straforma, ma sto Luis Felipe è così buono? Wow. Allora, inizio stagione ti avrei detto di sì, nel senso io mi è sempre piaciuto Luis Felipe come giocatore. Adesso non è che è De Vrij, però, ecco. Addirittura da naturalizzarlo, ma da quando, a parte che da quando non c'è Acerbi lì di fianco, che non so neanche quando ritornerà, perché vabbè, no, ma sta facendo fatica. Però se ti ritrovi poi con Patrick di fianco, cioè alla fine la difesa Patrick è quella è che è. Dai. No, il terzo gol, quello il secondo di Giroud, sì. Giroud fa una spizzata lontano e poi corre verso la porta, ma si fa 50 metri, è incredibile che nessuno fosse Marusic. Sì. Non guarda Giroud e guarda l'altra parte, si fa passare dietro. Guarda avanti, cioè, non si è neanche accorto che dietro stava passando Giroud. Non c'ha proprio guardato. No, ma proprio a livello di schemi, eccetera, non è stato azzeccato niente. Invece ieri è andata bene. È andata bene sabato. Anche se purtroppo c'è stato questo rigorino, dobbiamo fare cronaca, non so dove l'abbiano visto. Per me c'era. Per te c'era, sì, va bene. Ah, io pensavo parlassi. Il rigorino che hanno dato a te contro il Bologna. Camilla, io pensavo parlassi. Fatico ancora a capire. Parlassi della cosa. No, quello parliamo dopo. Sì. No, ma immagino. Perché c'è anche una domanda per te a questo proposito, bene. Quindi ce la teniamo per dopo. Sono domande di qualità. Credevi che mi sfuggisse. Ma parlami di questo rigore, Camilla, che non c'era, dimmi. Ma per me c'era. Ma come fa? C'era? Vabbè, siamo in democrazia, se per lei c'era. Prima Gaddoni mi ha detto che per lui la Juve non ruba. Che è una cosa abbastanza strana. Il rigore non può. Guarda, il rigore adatto contro il Bologna. Non posso dire niente perché è Piccio di Forlì e Piccio. Piccio, ma che rigore hai dato? Piccinini. Piccinini. È stata. Lo conosco da una vita. No, Valbar di Preda. Una svista del giocatore del Bologna, perché te non è che ti puoi mettere a sbracciare così nella rigore. Sì, però generosino, dai. Dai, va là. Generosino. E se te lo davano eri contento. No, per me c'era. No, anche perché. Generosino, dai. No, ma anche perché era di spalle, cioè non l'ha neanche. No, esatto, non l'aveva neanche. No, vabbè, era passato di fianco, lo sapeva. Va bene, fermi che adesso vengo da voi due. Luca, non ho visto Napoli-Inter perché ero in giro per Milano, ma molto, molto sofferta, ci sta anche. L'Inter ha più rischiato di perdere, forse l'1-1 va, ti senti che vada anche meglio. Allora, incontravamo una squadra forte, candidata anche lei a lottare per lo scudetto, che giocava in casa, in fiducia, sapendo. Anche loro sapevano che vincendo poteva esserci il momentaneo sorpasso. Primo tempo più a favore del Napoli, che ha giocato meglio, è andato in vantaggio dopo 3-4 minuti per un intervento di De Vrij, che ultimamente è da un po'. Sta facendo fatica. Dopo 3 minuti, cioè Osimhen è girato di schiena. Che bisogno c'è di andargli a dare una zappata così nel cuore dell'area? Stai un attimo più calmo, la partita è appena iniziata, tu prepari la partita tutta la settimana, dopo 4 minuti sei già sotto 1-0 per una pedata evitabile. Poi il Napoli ha preso anche un palo, insomma. Sono due partite, però è chiaro che adesso il momento decisivo della stagione, mercoledì c'è il Liverpool, c'è stato il derby, il Napoli, ma è chiaro che. Però devo dire che non credo che l'Inter rimarrà vittima di questo periodo. È un periodo un po' complicato. Secondo tempo che non poi mi sono è due partite. Siamo stati bravi a pareggiarla subito. E a dire la verità, nel secondo tempo
pur senza creare chissà cosa, abbiamo preso anche il gioco abbastanza in mano e non è che ci siamo abbattuti un pareggio che ai punti avrebbe meritato sicuramente di più il Napoli, ma non abbiamo rubato niente noi. Senti, il ritorno di José, invece faccio un passo indietro. Tu eri a San Siro, giusto? A vedere con la Roma. Dici un po' quello che è successo, insomma, immagino il grande tributo dato a sì, a molto, molto emozionante rivedere José a San Siro, però lo guardavo durante la partita. Non l'hai più riconosciuto, insomma. Secondo me adesso è veramente... No, è irriconoscibile. È irriconoscibile. È irriconoscibile, anche nel dopo partita. Poi vedere José Mourinho che... gioca col 3-5-2, non l'ha mai fatto in carriera, si è messo a giocare col 3-5-2 adesso, vuol dire proprio che non sa più che pesci pigliare, mi dispiace, ha perso ma il tocco. È brutto dirlo, ma la Roma di Fonseca dell'anno scorso, pur non facendo bene, faceva meglio. Certo, faceva meglio di quella di Mourinho. Gaddo, 1-1, la Juve ha sprecato, l'Atalanta aveva molte assenze. Insomma, c'hai anche qualche rimpianto, perché tra assenze, lo diciamo lunedì scorso, cioè quando la Juve prende squadre un po' in emergenza, anche stavolta sprecando anche molti gol, c'è anche qualche rimpianto, perché avrebbe potuto vincere la sta partita la Juve, no? La Juve ha cambiato, sicuramente dall'arrivo dei due giocatori è cambiato, lui fa reparto da solo, è una potenza davanti, proprio bello da vedere giocare, uno che cerca la porta in qualsiasi momento. Fatto un gol con Sassuolo in Coppa Italia, incredibile. È proprio forte. No, al primo tempo in Coppa Italia abbiamo sofferto, ma al secondo tempo l'abbiamo disintegrati. Ed è stato un brutto gioco, il primo tempo è stato un brutto gioco. L'Atalanta in emergenza, so che quando ha incontrato l'Inter ne mancavano 7, ieri ne mancavano 2, adesso questa emergenza sicuramente Zapata fa la differenza. Però l'Atalanta quando ha incontrato l'Inter, che andava ancora Malinowski... a palla, adesso perde col Cagliari l'Atalanta. Avete incontrato l'Inter, quando ha incontrato l'Inter mancava Ilic, Malinowski, Ilic, Zapata, Atebor. No, so. Vabbè, Ilicic e Zapata mancavano anche ieri. E basta. Ma è una questione di stato di forma. È una questione di stato di forma. L'Atalanta quando ha beccato l'Inter era in un periodo che andava a palla. No, ma cioè, anche che, se mancava la gente. Qualsiasi partita. Adesso. Avete incontrato l'Atalanta con 7 giocatori. Credo che l'Atalanta stia crollando un po' il castello di Gasperini. A lungo andare. Ma è quello che dicevo anche l'altra volta. Cioè, sto Gasperini arriverà a fine ciclo, non lo so. Allegri ha detto l'Inter, Allegri ha messo le mani, Luca hai sentito, l'Inter sarà favorita, lo vincerà l'Inter, ma lì, ha detto se avessimo 4 punti in più e se non avessimo perso punti all'inizio eravamo lì. Bastava poco. Cosa dici? Non è tanto le partite che porca miseria, bastava poco Luca. Con l'Udinese, perché davanti, quello che ho sempre detto, loro pensavano di avere lo scudetto in cassaforte, il livello è basso, le squadre davanti sono gli 11 Maramau che sono i primi in classifica, continuo a dirlo, non potete andare da nessuna parte e la squadra... Non hai capito che più lo dici, più gli vanno bene le cose, prova a non dirlo. Lo dicevo da sempre, è un campionato che si deciderà a maggio perché il livello è basso. Però la Juve deve cominciare a far punti, perché ha già fatto questi momenti, poi magari... Ma molto discontinua. Guarda, pensi che ci sia stata un po' la svolta adesso, probabilmente? No, guarda, io ti dico una cosa. Ero convintissimo fino all'altro giorno, fino a ieri. Se batteva l'Atalanta, io ero ancora convinto che la Juventus, 13-14 partite, mi sembra 13 sicuro. Secondo posto. L'avrebbe tentato. Ascolta, io dico una cosa. Vi dico una cosa a casa. Se il Milan è primo in classifica e noi fino a ieri, prima del pareggio, eravamo 7 punti e il Milan crede lo scudetto, la Juventus, ve lo dico e lo ripeto, a 13 partite con 7 punti ci doveva credere allo scudetto. Sai cosa non vince con non ha battuto il Milan in emergenza. Pensa se vi viene a prendere a voi. Chi? La Juve. Vabbè, sai che risate? Una volta che uno non vince lo scudetto, arriva al secondo terzo, cambia niente. Guarda che la discussione non ce l'ho tanto con quelli del Milan, tanto con quelli della Juventus. Ma cosa dici? Ma scusa, c'è a 7 punti. Ma io sempre detto, a livello di nomi, di organico, la Juventus ha avuto altri problemi. Non è una squadra poco competitiva, almeno in campionato. Allegri ha buttato via delle partite. Ripeto, quelle che hai perso, ma io quella col Milan, giochiamo con un Milan, lì sì che era in emergenza, non tanto l'Atalanta. Il Milan è in emergenza, un Milan che era sulle gambe, non ha cambiato comunque, le punte, le ha cambiate Dybala, l'ha cambiato 8 minuti dalla fine. Credici, cioè io capisco che magari...
voi non avevate più cambi, eravate sulle gambe, provaci, tenta, no. Vero, lui sono da voi, hai perso il campionato. Lui, Gaddo, parla di rimpianti, occasioni mancate. Io sono stato sorpassato momentaneamente. Lui, che è sempre stato depresso, adesso è gasato. In tutto questo tourbillon di emozioni, chi sta meglio di Camilla? Chi sta meglio? Ha vinto anche Miss Furbizia. Kelly, che lotta per la sua Conference League. È buono. No. Si fa i cazzi suoi. Chi sta meglio di Camilla? Secondo me possiamo lottare per l'Europa. Arrivati... Quale? No, non quella che conta, l'altra. L'Europa League? Certo. Per vincere l'Europa League. Comunque io dico un'ultima cosa. No, non per vincere, no, per arrivarci. No, ci arriverà la Lazio. Ma che vincere l'Europa League? Va in Champions. Ma che? Ma non vinciamo l'Europa League. Io dico un'altra cosa, ero convintissimo, mi ripeto che il campionato si gioca fino alla fine. Però Allegri ha detto una cosa e sono convinto anch'io che lo vinca l'Inter solo per un motivo. Che è vero che non vince con le grandi, non le batte. Ma con le piccole l'Inter rispetto al Napoli sicuramente, sì. Io mi sbilancio, e al Milan con le piccole, oltre a non perdere, non pareggia neanche. Invece Milan e Napoli. Per sé, 1-1 domenica. Beh, noi abbiamo perso con lo Spezia, però abbiamo vinto 3-0 a Venezia, 3-0 a Genova. Sì, però, sabato abbiamo la Salernitana. Io no, perché per radio ieri sentivo un tifoso del Milan a Radio Occhio Sportiva. Occhio che forse ci va che Pirlo. Diceva le stesse cose, diceva ma noi sì, con le piccole, però dov'è che va Pirlo? Occhio alla che forse ci va Pirlo alla Salernitana. Pirlo alla Salernitana, ma non prima di sabato però. No, aspetta Stefano, volevo solo dire una cosa, che mancano 13 partite. Non tanto all'inizio campionato che le avete vinte anche voi, perché con lo Spezia avete perso, però è adesso che fai il campionato. No, adesso è il momento decisivo. E lì lasciate i punti. E io mi sbilancio, poi mi darete del patacco, del coglione, quello no, che volete. No, quello te lo diamo a prescindere. Lì lo perdete il campionato, lo perdete. Va bene, lì. Va bene. Segnate, registriamo tutto, grazie. Allora, abbiamo ancora un paio di minuti per cominciare con la raffica di domande. Chiara. Luca, ci sei? Vai. Adesso che l'Inter ha perso il primato in classifica, temi ripercussioni psicologiche? Chi ti fa più paura per la lotta a scudetto? Beh, allora, chiaro, fra Napoli e Milan mi fa più paura il Milan, anche perché il Napoli, ho visto il calendario del Napoli, anche loro, Lazio, Milan, le due col Barcellona, c'hanno il loro... Le tre, noi abbiamo il calendario c'hanno migliore, loro abbiamo bel da Udinese, fare, Empoli, Salernitana, Cagliari. Secondo me, più adesso temibile, è proprio il momento decisivo. Più temibile il Milan. Psicologicamente sono curioso di vedere la partita col Sassuolo di domenica, secondo me ci dirà tante cose. Il Sassuolo non è da considerare né una big, ma neanche la Salernitana della situazione. È una squadra che ha delle individualità, perché Berardi, Scamacca, Raspadori non sono da sottovalutare. Abbiamo visto in Coppa Italia che la Juve ha vinto meritando col Sassuolo, ma sculando anche al 90esimo. Quindi sono proprio curioso di vedere psicologicamente l'Inter come affronterà la partita, se avrà un po' di braccino adesso che ci siamo giocati. Può essere anche la partita migliore per l'Inter per rimettersi in careggiata. Sono curioso, perché adesso che ci siamo giocati molto del tesoretto, sono curioso di vedere come affronterà le partite, se continuerà ad avere personalità o se avrà un po' di braccino. Va bene, allora riprendiamo da Inter Sassuolo, perché ti devo fare una domanda io, ma dopo, perché è finita la prima parte di Cartellino Giallo, torniamo subito, restate con noi su Teleromagna. Piero dalla provincia di Taranto, buonasera. Da dove chiama? Provincia di Taranto. Provincia di Taranto, buonasera a tutti i presenti. Buonasera. Volevo fare una domanda a voi lì in studio. Posso? Prego. Certo. Allora, volevo sapere, dopo tutti i soldi che la Fiorentina ha ricevuto dalle cessioni di Baggio, di Chiellini, di Felipe Melo, di Bernardeschi, di Chiesa, volevo sapere, ma questi soldi, cosa avete vinto voi con questi soldi? Perché parlate sempre... E il Taranto, e chi ha vinto? E chi ha vinto il Taranto? Anzi, dalla provincia di Taranto. Cosa ha vinto lei? Ciao! Cosa hai vinto a Taranto? Ma come ti permetti? Dalla provincia di Taranto ha chiamato. Ha chiamato dalla provincia di Taranto. Ma ci facci il piacere... di Taranto. Più che altro perché ti sei comprato Rigano. Oh Cami, ma col Bologna avete fatto una partita splendida.
tre gol, azione su azione, cioè avete dominato, dai. Infatti, dopo la batosta in Coppa Italia contro il Milan, se non fosse venuta fuori una partita del genere sarebbe stato un weekend orribile. Guarda invece come sono bella rilassata. Vedo, vedo. Beh, si iniziano a vedere i segnali di sarrismo, eh. Sarebbe anche ora, no? Oh, è vero, l'ho notato anch'io, qualche segnale di sarrismo, poca roba, ma l'ho notato anch'io. Davvero, ma in quale zona del campo hai visto le azioni più complesse? Soprattutto davanti alla panchina, quando Sarri ha fatto... Oh, che delicate, cosa vuoi che sia? È uno schema, un catarrino. C'era un ragazzo che come me era davanti e adesso non c'è. Uè Morandi, guarda che Sanremo è finito, eh. Anche voi siete finiti dopo il derby, avete preso una batosta e le vostre certezze ma sono andate batosta, giù. Ma quale batosta, che doveva finire 3-0, la dea bendata ci ha messo del suo per farvi vincere. E poi ti ricordo che c'è ancora il recupero col Bologna. Intanto lo devi vincere. E lo vinco. Sorpasso effettuato. Ma vai, vai via, lasciami prendere il caffè tranquillo. Grazie che mi hai aiutato. Seconda parte di Cartellino Giallo, succede di tutto qui nell'intervallo. Allora, torno da Luca, tra un po' ripartiamo con le domande. No, perché ti volevo dire, a proposito di Scamacca, che insomma è in notizia di oggi, che sembra che Marotta ci abbia messo un po' le mani, gli occhi sopra. Ma, allora, Scamacca è un gran bel giocatore, è un giocatore che piace a tutti. Io però, è un giocatore interessantissimo, un giocatore che vorrei all'Inter. Però mi sono guardato tutta Sassuolo, Juventus Sassuolo di Coppa Italia. Devo dire comunque che sinceramente a me sta quotazione di 40 sì, milioni siamo mi sembra, soldi, insomma. Cioè se si parla di 25, 30, 20 più una contropartita, ma a me sinceramente 40 milioni, no, a me ripeto, non sembra... ottimo giocatore, lo vorrei, no, ma 40 milioni sembra a me molto mi sembra un po' tanti. Piace più Raspadori. Personalmente. Sì, siamo sempre ai soliti italiani, ragazzi, insomma, poi vengono un po'. Non il lo so. Vituperato è che non si caga nessuno, Pinamonti. Ha fatto gli stessi gol, eh. Vorrei. Sì, vorrei. Sì, qui Pinamonti vale 40 milioni? Sì, vero. No! Beh, se andava alla Juventus, sì. Ah, no, se andava alla Juventus. Beh, dispiace solo se loro prendono Frattesi. Frattesi è fortissimo. Frattesi è proprio bravo. E però lo devo prendere. Dire, scusate, devo dire che. Sbuccio un'arancia, come si dice, spezzo un'arancia a favore dei giocatori giovani italiani, di un po' di talento ce ne sono, cioè non siamo più a 10 anni fa adesso, chiaramente è l'Italia è ancora molto indietro, però comunque negli ultimi anni, e forse l'europeo è stata anche un po' l'espressione di questo, vengono fuori due o tre talentini, ci mettiamo anche Tonali, che adesso insomma comunque ci vuole tempo, no. Vediamo. Uno a caso. Uno a caso. È chiaro che quando indossi la maglia di Inter, Milan e Juve poi cambiano cambia, le cose, poi cambia la però... Cosa, sì. Però insomma nomi ce ne sono. Va bene, cominciamo allora, anzi proseguiamo con una bella raffica di domande, come di consueto nella nostra seconda parte, Chiara. Scusate, io rido, ma... c'è la domanda per Camilla che dicevo prima. Eccola. Camilla, sì. Ti chiedono da casa se hai mai provato a soffiarti il naso come Sarri. No, però secondo me è una liberazione. Esatto. Grazie, tremenda. È uscito l'intestino. Io. Cioè, che schifo. Vabbè. Cioè, io neanche in un mese di influenza esatto. Mi viene fuori una Mamma roba del mia. Genere. Esatto. No, ma però una cosa bisogna dirla. Allora, già tu hai... questa nomea sì. Di scaccolatore, quando ti imitano, sì. Ti imitano lì con le dita nell'aria, quindi già hai questa nomea, sai che durante le partite ci sono 40.000 telecamere, che non vedono l'ora che ti fanno il naso, ma chiedi un fazzoletto, chiedi. Ma infatti il punto è quello, cioè, queste cose non è che una volta non chiedi succedevano, un fazzoletto. Non c'erano 85 telecamere, dai. Mamma mia! Gaddo, tu che sei sempre stato... molto, hai sottolineato sempre questo aspetto di Sarri contadino, un animale. Guarda, neanch'io, io voi, come siete cattivi. Fra Rutti, scure, ma con una roba così, ma una roba così non l'ho mai fatta neanche io. Dai, non si può vedere, va bene. Va bene, Chiara, andiamo avanti, usciamo dall'impasse, per favore. Porca miseria.
Ma non c'è il giallo per il rilascio di sostanze chimiche? Fino a prova contraria, okay. Qui ancora non sta accadendo, poi lo ha detto ma non lo ha fatto. Dai, andiamo. Sempre, temi che il Milan da primo in classifica possa subire la pressione? Inseguire è meno stressante? No. Io credo che... No, però noi non abbiamo le coppe, la mentalità. Io credo che, come adesso... ho detto prima, chi ha più da perdere è l'Inter. E io sono sempre dell'idea che è meglio star davanti che dietro. E... Dipende questo, però va bene. No, in ambito di classifica. Star davanti c'è il rischio... No, però c'è il rischio che intanto hai rischio che hai dei punti in più. Io preferisco averli in più piuttosto che in meno. Ha fatto il doppio senso. Sì, ho cercato di evitare. Campioni di furbi. No, però è vero, sì. Chi ha più da perdere è l'Inter. Cioè, a conti fatti è l'Inter. Allora, anche cioè, non è che voglio tornare sul però... Sono d'accordo parzialmente, nel senso che a conti fatti... Ma noi non te l'abbiamo chiesto. Per come... No, a me interessa, di. Posso parlare o devo... No, hai ragione, sì. Hai ragione, Paolo. Allora, per come si era messa la situazione è chiaro che l'Inter è quella che ha più da perdere, ma io ricordo sempre gli umori della piazza quando è stato venduto, della piazza e della critica anche degli altri che esultavano, e adesso vi voglio vedere senza Lukaku, senza Hakimi, senza Conte, ci davano quasi per squadra che doveva far fatica a arrivare in Champions League. Poi dopo noi siamo stati bravi a fare quello che abbiamo fatto, però... Quest'estate, per il campionato, sì, quello, non ci cagava nessuno. Esatto, quello rimane sarebbe una bella rivincita, ma io quello sono d'accordo. Se vincesse ancora però l'Inter secondo sarebbe una me, buona rivincita su se questo. Te davanti in sto momento qui avevi un Lukaku, eri un pochino più tranquillo. No, vabbè, ma l'Inter si è espressa... Ma no, ma non avrebbe giocato in questo modo? Ma è anche, ingeneroso, cioè, nei non confronti è... di Dzeko. No, ma non avrebbe giocato così. Una domanda, avete versato i soldi per Correa? Perché... Adesso è scattato l'obbligo di riscatto. Ok, ecco, ci tenevo perché... Va bene, andiamo avanti, Chiara, vai. Gaddo, nemmeno un attaccante come Vlahovic è servito per battere un Atalanta di mezz'data. Allegri col suo brutto gioco mostrato, se lo merita un campione come lui? Vabbè, ma chi ti fa queste domande? Cioè, non ho capito. Allora, io dico questo, adesso di mezz'data. Adesso dico una roba io. No. Cioè, voi giocate proprio di merda. Vai! No, guarda, vabbè. Ci tenevo a darlo a però Gaddo. Però ha ragione, Speravo di darlo a Gaddo, va bene, vado allora. Purtroppo lo devo voi. Dare a te sempre. Una volta che c'ha ragione. Questo intervento a gamba tesa improvviso, tra l'altro, non so. Prego. Io sto con sempre. Prego. Oh, già che stonato, basta Inter ama la prego. Lo so. Puoi mettere in piedi lunedì scorso. Lunedì scorso amala, basta Inter amala, è una gioia. Non lo so. Come non lo sa? Non lo so. Amala, basta Inter amala, è una gioia infinita che dura una vita, basta Inter amala, ci basta il ritornello. No. Col gombo. Possiamo saltare, possiamo. Prego sempre, ti tocca. Che brutto momento. Amala, pasta Inter amala, è una gioia infinita, mi infilo due dita. No! Fermi tutti! Doppio giallo! Ritira la ruota! Ragazzi. Ritira! Ha ragione! Ritira. Ma no, ma questo non si è mai vista! È la cagata che non si è mai vista! Prima non lo so, poi... Imitation. No, cicciolina sta. È imitation, eh? No. È più nella no, ripai. Ritira. Ma basta, ma cos'è? No, è giusto. Rigiro. Ma non è giusto, ma giallo, che storia è? Vediamo un po'. Era quello. Era imitation. Qui è... Bisogna fare l'imitation. Niente torta. Cosa allora, facciamo? Devi fare Sarri che sputa. No! Vai, facci Sarri. Dal naso, prova. Sì, ma veramente. No. Che schifo. No. Ma lui l'ha fatto per terra. Non puoi far contro di loro. Lui non l'ha fatto contro di loro. Devo far di qua? Vai Maurizio! Sì, ma ce l'hai della sostanza? No! Bravo. Grandissimo doppio giallo, ma non esiste l'espulsione. Doppio giallo, siamo buoni. Non è un problema. Va bene, abbiamo mosso le acque. Allora, abbiamo mosso il catarro. Riprendiamo tra poco con le domande. Abbiamo anche un fastoletto nel mentre, grazie.
meglio. No, se no mi devo soffiare anche l'altra addosso a Gaddoni. Non è il caso, se vuoi usare la sciarpa della Juve dell'Inter puoi farlo. Andiamo con Via col Web. Grazie. Sempre sarà salvo dall'ammonizione per fino a fine stagione, dai. Appena come si comporta. Allora, esatto, però, esatto, esatto. Primo caso di doppio giallo, cartellino giallo. Allora, torno da te sempre perché ieri, questa la foto l'ho fatta io ieri, perché volevo proprio immortalare questo momento. Chiama il Milan, lo dimostra con i fatti, cordiali saluti agli insoddisfatti. Questo è un chiaro messaggio al numero 79, io non, no? Io non sono d'accordo, io qui ci vedo un attacco gratuito. Ma tu difendi, nei confronti di guarda Fortino. Che lui sotto sotto non vede l'ora che arrivi giugno perché dice vuoi che vedere questo che vado è un a prendere attacco gratuito nei confronti del presidente. Vuoi vedere che vado a prendere anche che sì con Çalhanoğlu. Ma io vi chiedo una cosa, ma sti tifosi che palle. Che no, Gaddo, non è vero, non hanno fatto niente. No, non hanno scusa, non hanno fatto niente di male, è uno striscione chiaro perché che sì è io che la penso come te nel senso non sono uno che crede mai alle bandiere ed è ora di finirla, di dire questo va di là, infame, eccetera. Ma che sì, non si sta comportando da professionista. Si vede chiaramente che non è infortunato, non vuole fuori rinnovare, fase. Non vuole chi gioca contro, non vuole rinnovare. Scusa un attimo, Ferma. La mia posizione fai, è un po' fai il ragionamento però. Allora, io posso essere d'accordo con te su tutto quello che hai detto, con te Gaddo, sto parlando, però allora tu a settembre non fai l'intervista alla Gazzetta dello Sport dicendo appena torno chiarisco le cose. Mamma, guarda che Çalhanoğlu non si era sbilanciato almeno sta zitto, almeno sta zitto. Sì, ma lui ha detto appena finiscono le Olimpiadi firmo. Non mi sembra che le Olimpiadi siano finite. È una cosa, ci sono quelle invernali, giusto? Ma lui non ha specificato. Io voglio dire, non aveva specificato estivo invernale. È Donnarumma, è Canagoglu. Ma sono d'accordo. Allora, scusa un attimo. Che sì, no, e però tutti quelli che vendete, tutti quelli che cacciate via, perché non mettete lo striscione? Ma non è la stessa cosa. Ma, chi è che è andato via? Chi è che è andato via? Scusa. Avrete pur mandato via della gente, avrete pur cacciato via della gente. Cioè, io quello che non sopporto, Donnarumma, l'abbiamo preso dalle giovanili, l'abbiamo portato su. Nelle giovanili con lui hanno giocato 200 giovani che avete cacciato, avete mandato in tutti i buchi del mondo. Quelli va bene. Discorsi... Ma Donnarumma, vi devi dire grazie. E tutti gli altri cosa vi devono dire? No, ma io su Donnarumma e Çalhanoğlu sono d'accordo, nel senso che io voglio vedere, non se... vuoi rimanere, va bene. Ma che sì, si vede chiaramente. Avrà fatto l'intervista, che... cavoli. No, non vabbè, ma non lo devi fare. Oggi non lo devi fare. Allora abbiate le palle per farlo giocare. Perché lo fate? Ma sono d'accordo, però... Faccio una domanda io, se il tuo Fagioli no, al posto di essere com'è, diventava come Dybala, ti stava 2 anni, ti chiedeva il rinnovo a 6 milioni, poi ti prendeva e ti andava via, non guarda, ti tirava il culo? Ma certo! Però mi sembra un messaggio chiaro. Cioè, il problema qui è uno, il problema è che Inter e Juventus sono gestite da delle proprietà. Ok? Bravo. Il Milan è gestito da un fondo, il Milan dà dei paletti chiari a quelli che sono gli ingaggi. Perché esatto. Va bene, andiamo avanti, se no dopo qua perdiamo tutto. No, è stato chiaro. Guarda chi c'è. La casa di cartone, bentornato a casa Giuse, guarda c'è lo striscione di Inter Roma, la casa di cartone. Che povero ridere, Giuse. Che ridere. Vabbè, però insomma, parabola discendente, ci sta. È stato un grande allenatore, adesso... Ma questa cosa qua l'ha detta veramente, per 10 minuti vi siete tagliati sotto, proprio come contro Milan 9, siete gente senza palle, avete paura di giocare. Io mi chiedo comunque... Allora, andate in Serie C e tutta la Serie C si è incattata. Sarri va a Roma con la Lazio, non gli compro i giocatori. Lo sai com'è lo Tito. Questo va là a Roma e se la piglia con i giocatori. Però, cos'è, non gli hanno fatto mercato? Non lo so. No, la cosa allucinante è che questi personaggi, cioè, comunque, non vengono neanche messi in discussione. Cioè, se era un altro allenatore che a Roma si permetteva di dire queste cose, gli tiravano un mattone nel vero. Questi risultati. Ma scusami, ma Allegri adesso ha cominciato un po' a andare, ma esatto. Fino adesso è però perché... Allegri, dal momento che l'hai ripreso, sapevi. Cioè, questo qui è arrivato a Roma. Va bene, andiamo avanti. Prende 6-7 milioni. Guarda la faccia di Morata. Immagini che si può sentire quando tua madre cucinava il cavolfiore. Sì, faccia... La faccia, il primo piano di Morata è... Pegolo ha parato anche le mosche. Esatto. Quando andiamo si avanti. Abbassa le mutande, ma i peli è più bello. Esatto.
Gazzetta, se il campionato fosse iniziato alla quinta giornata, la Juve sarebbe in testa. E invece, purtroppo, se io avessi iniziato la dieta domenica, avrei fatto una settimana di dieta, la palissiano. Andiamo avanti, perché ce n'è un'altra, anche credo dopo, su Allegri. Lo scudetto lo vince l'Inter, come diciamo prima, insomma, si è un po' sbilanciato, Max. Ma quanto è brutto! Eppure è un tomber de femme. Sì. Guarda, io conosco personalmente donne stupende, bellissime, famose. Sono state con Allegri. No, ne conosco una che farebbe mi dice sempre, ma com'è bello, non faccio il nome, lei è bellissima, e mi dice sempre, dagli il mio numero, dai il mio numero. Prima di dargli il numero del gado, compragli gli occhiali. I tre portieri dagli più forti della Serie A, eccolo. Metterei pure Montipò che ieri ha parato le bestemmie di tutto il Friuli. Esatto. Andiamo avanti. Gli highlights della partita di Osimhen contro l'Inter. Sempre per terra. Mamma mia, oh. Comunque lui è forte. Andiamo avanti, sì, molto forte, sì. Secondo me. Rinnovo fino al 2026 di Theo Hernandez con Maldini, Gazidis e Massara che sì, Donnarumma e Calhanoglu, ma che stai facendo? Andiamo avanti. Disastro Conte, nonostante gli acquisti di Kulusevski e Betancourt da Juve, gli Spurs sono in crisi nera. Allora, qui adesso io andrò contro lo studio. Allora, Conte è arrivato al Tottenham, primo in una situazione drammatica perché il Tottenham non ha giocato 4-5 partite per il Covid subito, allenarsi, manco a parlarne. A stagione in corso, quindi con una squadra non fatta da lui, e Betancourt e Kulusevski sono arrivati da un giorno, quindi bisogna anche un po' contestualizzare la cosa. Tu gongoli che Conte va male al Tottenham, vero? Che veramente io godo, cioè ti ha fatto vincere lo scudetto dopo un tot di anni, godo. Questi qui hanno pagato Vlahovic alla Juventus, ingrato. Non sapevano ingrato. Come fare a comprare Vlahovic. Detto, Paratici, comunque, dai una mano. No, quello è vero. Paratici pazzesco. Hanno incredibile. Hanno Vlahovic incredibile. Alla Juve, con questi due pipponi. Jorginho ancora torna, vince trofei. Potrebbe vincere ogni tanto qualcosa. Potrebbe con Champions League. Se va a Sanremo, vince Sanremo, Jorginho. Europeo, Supercoppa, UEFA Men's Player of the Year e il Mondiale per Club che il Chelsea ha vinto contro il Palmeiras, però insomma... Pallone d'oro no, perché non è da pallone d'oro, vabbè, questo è un vecchio discorso che abbiamo già affrontato. Andiamo avanti. C'è tornato a trovarci Sub-Zero, ti ricordi? Sub-Zero, fai il cameraman di Gianferino Giallo, credi? È un momento di difficoltà per l'Italia. Cos'è in testa? Il microfono infilato nel... Cos'è? Sottato? Tra l'altro ricordiamo che lo scorso anno la puntata che ha fatto più ascolti in Cartellino Giallo è stata quella dove mancava Camilla e c'era Sub-Zero. Certo. Incredibile. Quindi è lì dietro le quinte che ci torna a trovare. Abbiamo finito? Parte tra l'altro ci sente ma fa finta abbiamo di nulla. Abbiamo finito. Dai, altre due o tre domandine, Chiara, via. Cami, sì. Mihajlovic ha detto che non ha mai visto un rigore così in 40 anni di carriera. Oddio santo. Cosa ne pensi? Gli direi di cambiare occhiali. Dai, non c'era, dai Camilla, non c'era. Per su. Me c'era. Mi cadi stasera per la tua... Io ti ho sempre sottolineato le tue opinioni posate, eccetera. La tua obiettività stasera mi cadi. No, ti dico solo una cosa. Rispondimi a questa domanda, senza far polemica. Se il... Chi era il giocatore dietro che gli ha messo la mano in faccia? Chi era? E Zaccagni. Ecco, se fosse stato Milenko che era più alto e l'avessi messo nel petto, era rigore. Perché lui ha messo la mano, no? Quindi a quell'altezza c'ha la faccia. Se era Milenko lo metteva nel petto, era rigore, secondo te? Capito, gli ha preso la faccia. Ha preso uno basso e quindi rigore. Secondo era me basso, era rigore. Se prendeva un puffo. Comunque il Bologna era un omicidio. A Bologna sono c'era più alto l'altezza e il petto. Prendeva Giovinco, non lo prendeva. A Bologna. Esatto, se prendeva Giovinco non gli dai rigore. È una piazza che non capisci. Piccinini gli ha dato il rigore per l'altezza. No, sono molto arrabbiati con Mihajlovic e tutti siamo sempre alle solite. Io conosco un po' la piazza di Bologna. Via tutti. Poi non ti dicono mai chi vogliono prendere. Ma non pensate che andando via Sabatini dal Bologna sia stata un po'... Sembra che sia un comune accordo. Quando però... io andavo a fare le interviste per i mercati pre-Covid, sì. Che si poteva andare, quando andavo a Bologna, io chiedevo sempre ai bolognesi il parere su Saputo. Sì. Se tu chiedi a un tifoso del Bologna Saputo, c'è anche Saputo. Per carità, io non dico che abbia di fatto gialli male, ne ha dati troppi, però se tu parli a un tifoso del Bologna di Saputo, è come se parli di Dio. No, ma... allora ti spiego.
c'è una non doppia, è criticabile, c'è un, no, non esatto, è Bigon fa schifo, Fenuccio fa schifo, c'è una doppia visione, va bene, nel senso va che, bene, ma... Sì, no, hai ragione, loro dopo 7 anni di Saputo si aspettavano ovviamente qualcosa in più, però è anche vero è uno dei che più comunque, ricchi della Serie A. Però è anche vero che ha tenuto il Bologna in Serie A in modo saldo, che tu dici, e anche loro chi se ne frega, però c'è anche quello da considerare, e anche un mio caro amico lo dice, per cui c'è questa doppia anima. Chiaro che dopo 7 anni di Saputo uno si aspettava. Ma io chiedevo, ma non sognate anche voi di fare come l'Atalanta? Non certo, sognate certo. anche voi di andare sì, in Europa, sì. ma di lo fare penso un giro anch'io. In Europa League? No, anche voi, non ti dico mica la Champions. Cioè il tifoso del Bologna è quello che Bologna si salva sempre, non fa né no, più ma loro, e nemmeno. Loro non sono contenti, cioè la pensano come te. No, la colpa è Bigon, Fenucci, che per carità non saranno sti fenomeni. No, però mandar via Sabatini o andare via di comune accordo, perché non si è ancora capito se è un comune accordo o meno, per me non è stata una gran genata, perché comunque Sabatini, no, tu l'hai anche avuto di calcio, ne capisce, mi sembra. Saputo, tira fuori Boyoc. Va bene, più. Altre, ma cos'è che cade tutto le stasera? Trombette. Le trombette, i microfoni, non so. Dai, portiamola a casa, un'altra domandina. Sempre, Giroud sembra più leader e più decisivo senza Ibra a disposizione. Zlatan sta diventando ingombrante o rimane uno stimolo per i compagni? Beh, 41 anni, voglio dire. Beh, che Ibra, io come ho sempre detto, il Milan più che le prestazioni del giocatore paga il personaggio all'interno dello spogliatoio, che esatto. sicuramente ha fatto bene. È chiaro che se questa squadra, che era giovane, adesso un pochettino si è formata, finché c'è Ibrahimovic una punta di spessore non arriverà mai. Sì, no, è chiaro, no, vabbè, il Milan credo stia già guardando oltre Ibrahimovic, come è ovvio fare, di sicuro non è questa Ibrahimovic dipendenza di cui si è parlato molto, no. anche perché se stiamo a vedere i 3 anni di Ibrahimovic al Milan, sono più le partite che ha saltato che quelle che ha fatto. Altro paio di domandine, dai, stiamo. Contro l'Atalanta, De Ligt ha giocato un'ottima gara e ha fatto numerosi salvataggi. Una se parata, dovesse... ha fatto una parata. Cos'è? dai, che non abbiamo tempo. Se dovesse partire a fine stagione, lo rimpiangeresti? Guarda, prendo questa domanda, ecco, vi attacco al discorso di prima. Ecco. Questa domanda qua, ascolta bene, ascoltate bene. Ascolto. De Ligt, se va via, mi dispiace tantissimo. Sarebbe un De Ligt. Ma se va via a 60-70 milioni, attenzione, questi sono i parametri. Dai, dicono, abbiamo 3 minuti, dicono, Gaddo. 70 milioni, io con 70 milioni, e vi dico questa cosa qui, portiamo a casa, per dirti, Koulibaly e veniamo al Milan e prendiamo Teo Hernandez. Dopo, ti piacciono i Maramao dopo, allora, ecco, eh? No, qualche Maramao ti piace? Devi vedere le scritte. Andiamo via, Camilla. Perché penso, perché con quei soldi lì, Teo Hernandez lo puoi portare avanti, lo puoi portare a casa, te lo dico che lo porti a casa. Appena rinnovato, viene da te adesso. Dopo che striscione mettete, che porti a casa. Vieni, che ti devo fare una domandina. I Maramao, però Hernandez gli piace. Stefano, per dirti che i soldi, capito? Metto gli striscioni. Come Buffon, Thuram e Nedved. Bravissimo, bravissimo. E allora smettete di mettere questi striscioni. Ma la Juve, anche se ha miliardi di debiti, compra la gente lo facciamo stesso. Facciamo i pronostici. Che io non dai, 70 milioni non porta casa. Andiamo con i pronostici, via. Conduce Mastrangelo, conduce lui. Dai, giusto. Beh, comunque, fermi. Io volevo dire al signor Mastrangelo che le plusvalenze in casa Gaddoni sono soggettive, un po' com'è. In casa sua. Ti prego, Stefano. Ma scusate, rispondetemi a me. Lo porti a casa con i ballini. Ma con 70 milioni non ti danno neanche le bustine. Perché devi dar via De Ligt? Perché Raiola lo vuol dar via. Adesso Raiola, vabbè, gli auguriamo pronta guarigione. Però perché se la Juve dovrà costruire... Sì, è un tassello importante per la Juve, va no? Va via lui, lo puoi portare a casa Koulibaly. Avete preso Gatti, vediamo. Giocano con Gatti. Ostico pronostico, via. Stasera ho dato 2 gialli, ne potevo dare di più, perché quello ha detto Saputo, si è saputo. Quell'altro ha detto se va via è un delitto. Me lo toglievate dalle tasche il giallo. Prego, abbiamo campionato, vero? Solo. Ah, Coppa Europea. Anche le coppe. Coppa Europea, quindi c'è anche il Milan. Bene. C'è l'Orobico Semprini. Andiamo, sì. Udinese-Lazio, Juventus-Torino, Inter-Sassuolo e Salernitana-Milan. Camilla, come ti chiami? Scusa Camilla. Sì, sì, sono io. per me 0-2 all'andata, pirotecnico 4-4 0-2. Ah, sei positiva oggi, 0-2, bene bene. Gaddo, Juventus Torino dure, il derby dure, Juric se lo farà sudare, ma vinciamo. È duro. 2-1 le dure. 2-1
Torino che ha perso in casa dal Venezia. Inter Sassuolo, Luca. Temo un po' di braccino. Prima l'hai detto 1-1 perché Gaddo te l'ha gufata. Temo un po' di braccino, temo. Poi con tutte ste gufate, tutti che... Sei assediato queste due settimane. 2-1. Per chi? Per l'Inter. Ecco. Allora, sempre noi andiamo a Salerno, insomma, voglio dire. Basta, l'anno scorso con, lo Spezia, abbiamo perso con lo Spezia e con l'Udinese. Sì, ma lo Spezia non era ultimo già retrocesso come in questo momento. Ma no, siamo retrocessi. E poi se va il maestro... È ultimo e retrocesso, io dai. Dico 0-1. 0-1 sofferto, giusto, si fa così, 0-1 sofferto. Attenzione perché abbiamo anche le coppe europee. Torna la Champions League o Coppa Campioni, come piace chiamarla a me, e l'Europa League o Coppa UEFA, come piace chiamarla a me. È il Porto? Il Porto che ha giocato contro il Milan, gioca con la Lazio in Europa League, Barcellona-Napoli e in Champions League Inter-Liverpool, oltre ad Atalanta. Sì, è l'Inter, cos'è? In un'altra società. Camilla, Porto-Lazio. 2-2. 2-2. Gaddo mi fa Barcellona-Napoli. Perché la Juve c'è la settimana dopo. Ah, ok. Giro Gaddoni, facci Giro Gaddoni. 3-1. Per chi? Per il Barcellona. 3-1 per il Barcellona. Caro amico Mastrangelo, il Liverpool ieri ha vinto 1-0 in casa del Burnley. Oggi ho letto la Gazzetta che il Liverpool fa fatica, è attaccabile, non vede le partite del Liverpool, questo giornalista, mi piace per lui. Prego. Te lo dico? Sì, dimmi liberamente quello che vuoi. Te lo dico liberamente? Certo. 3-2 per l'Inter. Chissà, 3-2 per l'Inter. Bella, bella. Ve lo auguro. 3-2 per l'Inter. Bello. Ricordiamo che non ci sono i gol. No, è cambiata la regola. È cambiata la regola, non c'è il gol che vale doppio. Caro, allora, hai fatto il sardo, hai fatto il napoletano, mi devi fare il bergamasco. Devi fare il bergamasco? Atalanta Olympiacos. Ma io credo che... Io credo che noi, siamo in ripresa, ce la possiamo fare, ce la giochiamo bene. Io dico 2-0 per la nostra dea. 2-0 per la dea. Va bene, 2-0 per la dea. Lo a vedere al ritorno. Siamo arrivati in fondo anche di questa difficile serata. Dopo abbiamo i gemellati, giusto? Yes. Che ci sono sempre, come mi hai confermato, e le pagelle della nostra Camilla. Grazie Chiara, grazie Luca, grazie Cami, grazie Sempro, grazie Gaddo. Torniamo lunedì 21 febbraio su Teleromagna con cartellino giallo. Ciao a tutti! State seduti. Devi stare seduto.